Braccio di ferro Roma-Bruxelles sulla manovra. Il presidente della Commissione europea Juncker avverte inaccettabile la deviazione italiana, così gli altri paesi ci insulterebbero. Immediate le risposte dei vicepremier Di Maio. A Juncker rimane tempo fino a maggio, poi se ne andrà, mentre Salvini dice la manovra è passata, se ne faccia una ragione. Una manovra che sappiamo già da ieri valere quasi 37 miliardi di euro. Fissate le misure cardine con il reddito di cittadinanza, non solo per gli italiani ma anche per gli stranieri residenti da 5 anni nel nostro paese. Flat tax al 15%, ma solo per le partite IVA con ricavi fino a 65 mila euro. Pace fiscale, quota 100 per le pensioni con 4 finestre di uscite annuali. Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha revocato gli arresti domiciliari a Domenico Lucano, sostituendoli con la misura del divieto di dimora a Riace. È una persecuzione, ma anche senza contributi pubblici andremo avanti lo stesso, ha detto il sindaco, perché negli anni abbiamo costruito dei supporti all'integrazione che oggi fanno la differenza. Sono almeno 5 le persone sospettate dalle autorità turche di essere coinvolte nella sparizione del giornalista saudita Khashoggi. 4 di loro sarebbero collegate direttamente al principe Salman. La polizia turca ha trovato nuove prove dell'omicidio compiuto nel consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul. Sono le 7:30 del mattino, buongiorno, buongiorno, benvenuti al telegiornale. Telegiornale che apriamo andando a vedere allora che cosa sta succedendo fra Roma e Bruxelles. Bruxelles dove fra l'altro questa sera si apre il Consiglio europeo. Quindi la parola, diciamo così, passa da Juncker, che è il presidente della Commissione, ai capi di Stato e di Governo. Non a caso a questo Consiglio ovviamente andrà anche il nostro presidente del Consiglio, scusate il gioco di parole, Giuseppe Conte, che ha confermato un incontro con la cancelliera tedesca Angela Merkel. Insomma, gli spazi di mediazione evidentemente non sono chiusi, con lei che resta ancora diciamo una delle figure politiche più importanti del continente, vuole saggiare le intenzioni reali del nostro paese e quindi, nonostante diciamo così, l'ordine del giorno del Consiglio europeo ufficialmente sia Brexit e immigrazione, come potete immaginare, anche le questioni economiche terranno banco. Roma-Bruxelles, un asse che dopo l'approvazione della manovra è destinato a diventare ancora di più ad altissima tensione. Il preludio di quello che si annuncia come un durissimo scontro, del quale del resto avevamo avuto una consistente anteprima anche nei giorni scorsi, è andato in scena ieri. Protagonisti il presidente dell'esecutivo comunitario Juncker e i due vice premier Salvini e Di Maio. Se accettassimo la manovra dell'Italia, alcuni paesi membri ci coprirebbero di insulti. Queste le parole con le quali ha aperto le danze Juncker, che nonostante l'espressa volontà di discutere con Roma senza pregiudizi, ha di fatto preannunciato la bocciatura del quadro dei conti pubblici disegnato dal governo. Del resto, secondo indiscrezioni, una lettera di richiesta di chiarimenti sarebbe già pronta. Immediata la risposta di Salvini: la manovra italiana è passata, Juncker se ne faccia una ragione e si beva un caffè. Non meno sprezzante quella di Di Maio: noi andiamo avanti, Juncker continui pure a rivoltarsi, gli rimane tempo ancora fino a maggio. Parole nelle quali c'è tutta la sostanza del braccio di ferro al quale potremmo assistere nei prossimi mesi fino alle elezioni europee. La parte della colomba in questo durissimo confronto ha provato a recitarla il presidente del Consiglio europeo Tusk, il quale ha auspicato un dialogo rispettoso tra Commissione e governo italiano. Dialogo che potrebbe cominciare già tra oggi e domani in occasione del Consiglio europeo che, come temi all'ordine del giorno, ha Brexit e immigrazione, ma nel quale sicuramente la manovra del governo giallo-verde sarà scottante argomento di discussione. Il premier Conte ieri ha avuto un colloquio telefonico con Juncker dopo aver parlato alle Camere proprio in vista del vertice, sostenendo la volontà di confrontarsi senza pregiudizi con Bruxelles, ma anche affermando che l'austerity è una strada non più percorribile. E andiamolo allora a vedere ancora più nel dettaglio questa manovra, anche se, come sapete, il testo che è stato licenziato dal governo non è affatto detto che sia poi quello che ci ritroveremo in mano fra 2 mesi, dopo che sarà passato attraverso il dibattito e il voto parlamentare. La manovra targata 5 Stelle e Lega vale 37 miliardi e 12 e mezzo andranno via subito per bloccare l'aumento dell'IVA previsto dalle clausole di salvaguardia.
7 miliardi costa invece il superamento dell'ultima riforma previdenziale. Quota 100 vuol dire che per andare in pensione bisognerà avere 62 anni di età e 38 di contributi versati. La revisione della legge Fornero partirà a febbraio, prevederà 4 scaglioni all'anno per poterne usufruire. Per il reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia dei 5 Stelle, sono stanziati invece 9 miliardi, più un altro, destinato a rafforzare i centri per l'impiego che dovranno mettere in pratica la misura. L'assegno mensile sarà di 780 euro, caricati su una tessera bancomat monitorata per evitare consumi non essenziali. Per averne diritto bisognerà essere residenti in Italia da almeno 5 anni, frequentare corsi di formazione autorizzati e lavorare 8 ore a settimana in attività socialmente utili. Il decreto fiscale è stato invece il punto più dibattuto a Palazzo Chigi e, stando all'accordo raggiunto, chi ha presentato la dichiarazione dei redditi potrà sanare il pregresso dovuto con un'aliquota del 20%. L'integrazione si potrà fare fino a un 30% in più di quanto già dichiarato e comunque con un tetto massimo di 100.000 euro ogni anno. Quanto al capitolo Equitalia, per le cartelle del periodo 2000-2017 verranno cancellate sanzioni ed interessi. Per pagare le rate si passerà da 2 a 5 anni, mentre le cartelle sotto i 1.000 euro emesse tra il 2000 e il 2010 verranno stralciate del tutto. Infine la flat tax al 15% per le partite IVA avrà un'unica soglia di ricavi a 65.000 euro. Il governo, nel documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles, non indica la seconda soglia a 100.000 euro sulla quale si sarebbe dovuta applicare l'aliquota aggiuntiva al 5%. E poi ci sono i cosiddetti vitalizi, che in realtà ormai vitalizi non sono, sui quali è intervenuto nuovamente il Movimento 5 Stelle, questa volta al Senato. 3 mesi dopo la Camera, anche il Senato taglia i vitalizi degli ex parlamentari, a partire dal prossimo gennaio. A favore nel Consiglio di Presidenza 5 Stelle e Lega, mentre non hanno partecipato al voto PD, Forza Italia e Fratelli d'Italia. La riduzione di sprechi e costi della politica è anch'essa una misura di equità sociale, un segno di attenzione che la buona politica deve offrire per poter parlare con credibilità ai cittadini, dice il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. I 5 Stelle esultano davanti a Palazzo Madama, rivendicano il risultato in una battaglia simbolo per il movimento. Detto, fatto, promessa mantenuta, bye bye vitalizi anche per gli ex senatori, questo privilegio non esisterà più per nessuno e viva, commenta su Instagram il vice premier e capo politico pentastellato Luigi Di Maio, che rilancia, dopo Camera e Senato tocca alle regioni, non deve restare nemmeno un vitalizio in Italia. E annuncia una norma della legge di bilancio che bloccherà i trasferimenti di risorse a quelle regioni che non taglieranno i vitalizi degli ex consiglieri. Gli europarlamentari 5 Stelle chiedono al presidente Antonio Tajani di fare altrettanto per gli eletti a Bruxelles. Ma anche il Carroccio è attento a intestarsi il provvedimento. Abbiamo agito in tempi rapidissimi per portare avanti una battaglia della Lega, scrivono i senatori. La delibera, che ricalcola gli assegni con metodo contributivo, quelli rimasti dopo l'abolizione dei vitalizi voluta dal governo Monti nel 2012, varrebbe un risparmio di circa 56 milioni in anno tra Camera e Senato. Anche le opposizioni concordano sulla necessità di ridurre gli assegni, ma contestano la norma perché è incostituzionale e quindi attaccabile con i ricorsi che circa 1.000 ex deputati hanno già presentato. Parliamo di strade, o meglio di autostrade. Innanzitutto ricordate come il governo, praticamente a poche ore dal disastro del Ponte Morandi, si affrettò a dire che autostrade, società autostrade non avrebbe mai più toccato palla e quindi né ricostruzione né nient'altro. Bene, no, non è vero niente. Autostrade ritorna in pista, potrà partecipare alla demolizione e probabilmente anche alla costruzione del nuovo ponte, peraltro è l'unica che al momento abbia presentato un progetto fattibile. E poi invece c'è la questione dell'autostrada Roma-Pescara e Roma-L'Aquila. Anche lì c'è un allarme piloni, questa volta lanciato dal ministro Toninelli, ma i gestori di quei due tratti autostradali non ci stanno e dicono è un allarmismo ingiustificato. Quei piloni sui viadotti dell'autostrada A24 e A25 sono in condizioni disastrose e dunque pericolose. Non mi fanno dormire la notte. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, nel corso dell'assemblea dell'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, ha lanciato l'allarme. Sotto accusa l'autostrada dei Parchi che collega Lazio e Abruzzo. Toninelli ha spiegato che occorre un monitoraggio continuo su ponti, viadotti, cavalcavia, che permetterà di capire
capire dove andare a fare ispezioni, dove sarà necessario investire risorse pubbliche per la manutenzione. Sta per nascere, ha fatto sapere il Ministro, il primo archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, l'AINOP, uno strumento che consentirà di essere costantemente vigili sulla sicurezza delle nostre infrastrutture, ma anche di risollevare il comparto dell'edilizia. Non si è fatta attendere la replica della società Strada dei Parchi. I viadotti sono assolutamente sicuri, fatti salvi i rischi in caso di terremoto, e parla di allarmi ingiustificati e irresponsabili. Intanto è passato un maxiemendamento del governo che rimetterebbe in pista la società Autostrade per quanto riguarda la ricostruzione del ponte Morandi. Non a caso Autostrade ha già mandato il suo progetto al commissario e sindaco Marco Bucci ed è attualmente anche l'unico progetto già pronto. È arrivata ieri in serata la sentenza sugli arresti domiciliari al sindaco di Riace Domenico Lucano. È stato scarcerato, diciamo così, ma il provvedimento preso a suo carico, ovvero il divieto di risiedere nel paese, è forse, se possibile, almeno dal suo punto di vista, evidentemente peggiore. Domenico Lucano torna in libertà, ma non potrà rimanere a Riace. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, che ha revocato gli arresti domiciliari nei confronti del sindaco, sospeso dal suo incarico, e ha disposto per lui il divieto di dimora nella cittadina della Locride. Lucano, in seguito ad una inchiesta della Procura di Locri, era stato posto il 2 ottobre scorso ai domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per altre ipotesi di reato, come presunte irregolarità nell'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, legate al progetto che ha fatto di Riace negli anni un paese considerato simbolo dell'accoglienza ai migranti. La decisione dei giudici del riesame è stata depositata ieri in serata, a poche ore dall'udienza che si era tenuta per esaminare la posizione di Lucano, al centro di un caso giudiziario con forti polemiche politiche e protagonista di uno scontro aperto con il Viminale e con il ministro dell'Interno Salvini dopo la revoca dei fondi destinati a Riace, previsti dal sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Sento di nuovo la libertà, ma sono amareggiato, non sono un criminale. Sembra che ci sia l'obbligo di stritolarmi. Questo il commento a caldo di Lucano, che ieri aveva detto: il nostro modello non morirà, anche senza contributi pubblici andremo avanti lo stesso. Faremo dell'accoglienza spontanea, vorrà dire che usciremo dallo SPRAR. Contro la circolare disposta dal Ministero dell'Interno, che revoca i fondi e apre la strada ad un possibile trasferimento dei profughi, sia pure su base volontaria, l'amministrazione di Riace ha annunciato nei giorni scorsi un ricorso al TAR. A proposito di migranti, torniamo di nuovo a quella zona di confine in Piemonte fra l'Italia e la Francia, Clavière, dove sapete è successo l'episodio di quel migrante che è stato riportato indietro dalla gendarmerie sconfinando, perché in realtà di uomini e donne riportati appunto nei confini italiani ce ne sono stati diversi anche nei giorni scorsi, è una pratica abbastanza comune. Sul caso Clavière chiederò direttamente a Macron. Lo ha fatto sapere il Premier Giuseppe Conte in vista della riunione al Consiglio europeo prevista per oggi a Bruxelles. Un'occasione, ha detto il Presidente del Consiglio, per puntualizzare che episodi del genere non si verifichino mai più. Eppure lo sconfinamento della gendarmeria francese che venerdì scorso avrebbe depositato due immigrati al confine italiano di Clavière non sembrerebbe un caso isolato. La Procura di Torino, che indaga per trasporto illegale di stranieri in Italia, ha aperto un fascicolo anche per un altro grave episodio accaduto nei primi giorni di agosto, quando in un bosco vicino Cesana Torinese alcuni gendarmi francesi armati in tuta mimetica avrebbero fatto anomali controlli a due cittadini italiani, intimando loro poi di non dire nulla. Sull'incidente diplomatico di Clavière, intanto, la ministra francese degli affari esteri ieri ha fatto sapere che anche loro apriranno un'inchiesta per accertare cosa sia successo, mentre resta alta la tensione con l'Italia. L'Eliseo ha chiesto scusa per quanto accaduto, ma per il nostro ministro degli interni chiedere scusa non basta. Non accettiamo scuse, ha scritto ieri Matteo Salvini su Facebook. La Francia ci spieghi perché abbandona migranti nei boschi e ci dia i nomi. È stata un'offesa vomitevole, una vergogna internazionale, mentre fonti dell'Eliseo hanno replicato insistendo sulla versione dell'errore e puntando il dito contro una strumentalizzazione politica individuale.
È durata lo spazio di un mattino la notizia che sarebbe stato eliminato il numero chiuso a medicina. In realtà no, non è vero, è un auspicio del governo sul lungo termine. Lo ha precisato ieri Palazzo Chigi dopo che appunto in un comunicato aveva annunciato il superamento del test per l'accesso alla facoltà. Si tratta di un obiettivo politico per il quale si avvierà un confronto tecnico con i ministeri competenti e la conferenza dei rettori delle università italiane e che porterà al superamento del numero chiuso, così recita la nota di Palazzo Chigi. Il ministro dell'istruzione Bussetti ha prima detto di non saperne nulla, poi appunto ha ammesso che c'è un piano per allargare il numero degli ammessi alla facoltà e dice sarà un percorso graduale da iniziare quest'anno, ma prima o poi ci arriveremo. Intanto noi ci spostiamo fra Riyadh e Istanbul e anche Washington, perché entra pesantemente nella partita della diciamo così, ricerca della sorte, ormai a me si sa che è stato ucciso il giornalista Khashoggi, ma dei responsabili. Vi dicevo, rientra anche il presidente Trump, che è diviso fra due fuochi, fra la alleanza del suo paese con l'Arabia Saudita e l'aiuto che invece la stessa fidanzata di Khashoggi gli aveva chiesto per risolvere il caso. Che Jamal Khashoggi, il giornalista saudita scomparso dal 2 ottobre, sia stato torturato e ucciso all'interno del consolato del suo paese a Istanbul, nessuno lo mette più in dubbio. Che dietro l'omicidio ci sia quasi certamente il principe Mohammed bin Salman e i suoi servizi di sicurezza, neppure. Khashoggi era un personaggio ormai troppo scomodo per i sauditi. La Turchia, che sta ancora indagando, avrebbe una prova certa del bagno di sangue avvenuto. Ma Riyadh, che secondo indiscrezioni era sul punto di confessare per uscire dal vicolo cieco, è tornata invece a negare il proprio coinvolgimento. E questa notte ha incassato il sostegno di Trump. Penso che si debba scoprire prima cosa sia davvero successo. Ancora una volta siamo alla colpevolezza prima della dimostrazione dell'innocenza. Abbiamo passato una cosa simile con il giudice Kavanaugh e lui è sempre stato innocente per quel che mi riguarda, ha dichiarato il presidente. Ed anche il segretario di Stato Mike Pompeo in missione a Riyadh ha assicurato che i sauditi si impegneranno per accertare la verità. Ma intanto il New York Times scrive che diversi uomini coinvolti nella scomparsa di Khashoggi sono collegati proprio al principe Bin Salman. Uno in particolare gli era sempre accanto durante tutti i recenti viaggi e forse era il capo della sua sicurezza. Tutti questi personaggi ricoprivano comunque posizioni di alto livello, talmente alto da poter prendere ordini solo dai vertici della monarchia. E se questi agenti, come dimostrerebbero i video delle telecamere di sicurezza, erano davvero all'interno del consolato saudita di Istanbul, è difficile non collegare la fine del giornalista ai vertici di Riyadh e sostenere la tesi di un'operazione non autorizzata. A proposito di Stati Uniti, avete presente la prigione di Guantanamo? Ebbene, non solo non chiuderà, ma resterà aperta almeno per i prossimi 25 anni. Lo ha detto l'ammiraglio John Ring, che è responsabile del carcere sull'isola cubana, dove sono detenuti i terroristi e gli accusati degli attentati dall'11 settembre del 2011. Del resto Trump l'aveva sempre detto che non aveva nessuna intenzione di chiudere Guantanamo, in controtendenza rispetto al suo predecessore Barack Obama, che aveva annunciato di voler chiudere questa prigione senza però riuscirci. E ora per chiudere passiamo allo sport e alla pallavolo. C'è stata una piccola battuta d'arresto per le nostre azzurre in Giappone, ma la battaglia finale è ancora tutta da combattere. Una sconfitta indolore di quelle che non lasciano il segno, che non scalfiscono minimamente tutta l'autostima e la consapevolezza che le ragazze del volley hanno saputo accumulare in questi mondiali giapponesi. La sfida contro le campionesse europee della Serbia ha visto un'Italia forse un po' svuotata dopo la battaglia del giorno prima, sostenuta e vinta contro le padrone di casa del Giappone. Così a semifinale acquisita le azzurre schierate in formazione tipo, fatta eccezione per Miriam Silla, lasciata precauzionalmente a riposo dal CT Mazzanti, ha perso i primi due set, rientrando in partita nel terzo, vinto 25-23, per poi cedere definitivamente il quarto, che ha sancito la vittoria della Serbia.
A quel punto occorreva attendere la partita tra Olanda e Cina per conoscere il nome della nostra avversaria in semifinale. Saranno le campionesse olimpiche in carica a mettersi sulla strada che potrebbe condurre le azzurre verso la finale di sabato prossimo. Questo grazie al 3-1 con cui le cinesi hanno regolato facilmente la nazionale orange. Avversarie difficilissime le asiatiche, che troveranno però un'Italia dura a morire e decisa a non fermarsi sul più bello. Un sogno che trova fondate certezze nella dimensione acquisita da questa nazionale. Oggi per le quattro semifinaliste trasferimento con lo Shinkansen, treno da oltre 300 all'ora, sino a Yokohama, sede delle semifinali. Prime a scendere in campo domani alle 6.40 italiane, Serbia ed Olanda, mentre alle 9.10 saranno di scena alle azzurre contro la Cina. E allora le seguiremo adesso alle 7.49, invece io mi fermo e do la linea a Paolo Sottocorona con le previsioni del tempo, poi Gaia Tortora alla guida di Omnibus, ci vediamo. Come sempre, se volete, a partire dalle 7 di domani mattina. Intanto passate una buona giornata.